Questa è stranissima perché io ho preso a pretesto la Kamchatka, che è un posto sperduto del mondo, per renderla come, prendere a pretesto questo luogo per trasferirlo in tanti luoghi del mondo sulle stesse cose. Kamchatka, scappa fuggitivo, nessuno ti insegue, eppure fuggi. Dalle macabre novelle salomoniche bugiarde promesse, il potere ride di te, ti chiamano escapologo, nemmeno traditore. No, non è onore che ti spetta, escapologo, uomo che scappa. Dopo il carcere sulla tua frontiera, che è solo casa tua e non un paese straniero, hai oltrepassato la frontiera del potere, ti aspetta un leguleio, uomo di legge, avvocato. Legalità e diritto di difesa. Tutti hanno diritto a un leguleio. L'uomo è al centro di uno scranno, si volta. È solo una sedia di legno, per di più vecchia. Avrai salva la vita, riavrai la tua esistenza, sorride il leguleio. Difensore, uomo di legge vittorioso. E partirai da una terra estrema, dal potere che ti deride, che non vuole sentirti, vederti né leggerti. Tu, cortigiano di sbiadite parole, di aristocrazia parassitaria, Kamchatka, terra estrema, il suo nome, il tuo nome, il nome di chi ti accoglierà, terra estrema è Kamchatka, un luogo uguale in tutto l'universo, un solo nome per tanti luoghi, di un potere universale.